anche a studiare gli altri. Assolutamente. Quindi c'è da essere un po' guardinghi. Vediamo il zio Franca. Attenzione, la mossa è valida con la bella uscita della Silva, seguita dalla Giraffa che prende la prima posizione. Giraffa in testa con Federico Guglielmi, detto Tamurè, su Abba Santesa, seguita dalla Torre con Giuseppe Zed, su zio Frac, poi la Chiocciola con Jonathan Bartoletti e Tosompiglio, su Andebola che ha preso la seconda posizione. Giraffa in testa, ma adesso è la Chiocciola che prende la prima posizione con l'esordiente Andebola con Scompiglio. Vediamo Chiocciola ancora in testa con Jonathan Bartoletti e Andebola. In testa Francesco, ma è una andatura, una sgambatura, sì, senza nemmeno muovere le mani. Nessuna, questo... nessun allungo deciso da parte. Esatto. Sì. Buona, buonissima uscita da parte della Silva, fulmine, e della Giraffa, diventa da Claudia veramente era, grande dimostrazione. Poi lo rivedremo sicuramente nel replay che ci fornerà la regia del consorzio. Tanto, ma vediamo che Titti e la Silva, insomma, erano anche imbottigliati tra la Giraffa e l'Onda, e è riuscito comunque a partire di sprint. Poi ovviamente Bartoletti ha detto, insomma, provo a dare la carica, che sono di rincorsa, provo la rincorsa. Va poi a vincere questa prima prova la contrada della Chiocciola con Jonathan Bartoletti e Andebola. Quindi prima prova che è stata più rapida del previsto, in 5 minuti di mossa. Esatto. Neanche lo scorso anno fu così rapida.